La città di Pizzo ha ospitato per il quarto anno il premio internazionale Liberamente, organizzato dalla Fondazione Vincenzo Scoppa, presieduta da Sandro Scoppa, e dalla rivista Liberamente, giunto quest'anno all'ottava edizione. Il premio è assegnato annualmente da una giuria presieduta dal professore Lorenzo Infantino, ordinario presso la LUIS Guido Carli di Roma, e si caratterizza per le sue finalità di alto valore culturale e nello stesso tempo di sensibilizzazione verso il tema della libertà, che è la precondizione per qualunque ulteriore meta. I premiati dell'ottava edizione, che si è svolta sulla suggestiva terrazza del Castello Murat, sono stati Valerio Donato, giurista dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, per il diffuso e apprezzato contributo all'attività di ricerca, la sensibilità didattica e l'attenzione nei confronti delle più giovani generazioni. Franco Donzelli, economista dell'Università di Milano, in grado di orientarsi nella realtà sociale e i cui scritti mostrano sempre una grande onestà intellettuale. Massimo Blasoni, imprenditore, la cui straordinaria sensibilità culturale lo ha portato ad essere presidente e punto di riferimento di Impresa Lavoro, un centro studi ispirato alla difesa e allo sviluppo dell'economia di mercato. Nel corso della cerimonia, arricchita da momenti musicali del gruppo Gafade, è stato assegnato uno speciale riconoscimento a Domenico Maduli, editore di La CTV, per il progetto televisivo realizzato, che è espressione di autentico spirito imprenditoriale, segna l'inizio di una nuova era comunicativa e si pone come punto di riferimento importante nel mondo dell'informazione. A rappresentare il gruppo La C è stato il direttore responsabile Pasquale Motta. Rossella Galati per La C News 24.